Ci siamo, è iniziata la grande saga dei grandi boss, in edicola con Il Fatto Quotidiano dal 2 aprile tutti i sabati, un libro con un grande boss e grandi firme. Il primo non poteva che essere Totò Riina, il capo dei capi, il boss della mafia corleonese, e non poteva che essere questo il libro scelto da Paper First, la casa editrice del Fatto, che ha deciso di dedicare questa collana al fenomeno della criminalità organizzata in Italia. Non potevano che essere loro, dicevo, le firme della storia del capo dei capi, Attilio Bolzoni e Giuseppe D'Avanzo, due delle più grandi firme del giornalismo giudiziario italiano, che hanno scritto un libro che è bello da leggere dalla prima all'ultima pagina come un romanzo, dal 2 aprile in edicola. E poi tanti altri boss, tante altre grandi firme. Avremo Pablo Escobar raccontato dal figlio, Juan Pablo Escobar, Il Freddo, Maurizio Abbatino, intervistato Raffaella Fanelli, e poi i Casamonica raccontati da Nello Trocchia. E questa sarà la prima quartina, i primi quattro volumi che usciranno in edicola, ripeto, tutti i sabati a partire dal 2 aprile. Perché abbiamo deciso di fare questa serie? Perché non parliamo solo di criminalità. Quando si affrontano temi come quelli della mafia, delle stragi degli anni 90, ordite e realizzate dalla mafia di Totò Riina, si parla di storia, si parla di qualcosa che ancora oggi ci interessa e ci interroga. Quando si parla della banda della Magliana, quando si parla della grandissima criminalità organizzata dall'altra parte dell'oceano con Pablo Escobar, si parla veramente di politica internazionale, di temi più alti della mera criminalità, altrimenti non sarebbe mafia, ma sarebbe appunto semplice criminalità. E così anche più avanti, perché questo è l'inizio della serie, poi ci saranno nuovi boss e nuovi film che arriveranno. Per dire, non poteva mancare il libro di Gio Marrazzo, il grande cronista della Camorra, sul boss più importante Cutolo. E poi non poteva mancare ovviamente il nostro Peter Gomez con Lirio Abate, che ci raccontano Provenzano nel libro I Complice. Non poteva mancare un altro libro di Lirio Abate, Usicco, su Matteo Messina Denaro, l'ultimo grande boss latitante dei corleonesi. Appunto, ritorniamo ai corleonesi e ritorniamo a Totò Riina. Dal 2 aprile in edicola, Attilio Bolzoni, Giuseppe D'Avanzo, il capo dei capi.